Tu chi sei? Ma dico, chi ti ha fatto entrare? No, mi scusi, la porta era aperta. Ho letto l'annuncio e... Sì, vabbè, non importa. Oramai sei qui. Sei sicuro di aver capito bene cosa devi fare? Hai mai posato? No, no, è la prima volta. Pagano abbastanza, sì? Chi le fa le foto? Ah, cominciamo bene. Hai dei segni particolari, hai dei segni, cicatrici, Sì, tatuaggi? questo. Bene, non è che sia granché. Vediamo se possono essere utili. Devo spogliarmi nudo? Penso proprio di sì, se dobbiamo lavorare. Può guardare dall'altra parte? No, non ti spogliare qui. C'è il camerino. Vai, ti spogli e ritorni. Sì, Camerino di là. di là. Ecco, ma non ti devi preoccupare. Sono abituata al mio lavoro. Adesso dovresti indossare quest'armatura. Sì. Questa? Ecco, adesso dovresti metterti davanti a queste ali. Sì, così. Qui? Sì. E poi dovresti sbilanciarti come se stessi per spiccare il volo, capisci? Cioè, come. Sì, così. Sì, Così? non guardando me, guardando. Copriti come se ti dovessi coprire perché c'è troppa luce. Ok, così. Guarda in macchina. Lo so, è un po' un cesso, io poi lo tengo come un accampamento. Però per me è importante avere uno spazio tutto mio. Questo costa poco e con i lavoretti che faccio riesco a pagare l'affitto. Sai che credo che a parte mia madre tu sei la prima persona che ha messo piede qua dentro. Non hai mai fatto entrare le tue ragazze qui dentro? Questo è uno spazio di rispetto. Io credo che il piacere, se non lo riesci a dominare, può devastarti. Può diventare l'unico credo di una persona, soprattutto oggi. E io cerco di tenerlo lontano da qua per quello che posso. Come va? Ti aspetto in studio. Così. Sì, aspettami tuo fuoco, aspetta. Sì, prova a alzare lentamente adesso la testa, come se avessi visto un pericolo nel bosco. Benissimo. Sì, ho detto. Sì, molto bello. Bello, così, trascinato, capisci? Sì, un po'. È qua, vero? Sì, Walter, è qua il pericolo, è qua. Ecco, forse è qua. Dove c'è?
Dove c'è? Sì, bello.